Buongiorno a tutti, ben ritrovati alla prima edizione di Calabria News 24 Informa, i principali titoli del nostro telegiornale. Riunione in prefettura a Crotone per la mancata erogazione delle royalties alle marinerie. Cambio alla guardia in Confindustria nella città pitagorica, Mario Spano è il nuovo presidente. Successo a Catanzaro per il primo festival olistico Morgana. Attesa al Granillo per il derby Regina Catanzaro previsto per sabato prossimo. In apertura dunque la riunione che si è tenuta in prefettura a Crotone per discutere della mancata erogazione di royalties alle marinerie crotonesi dal 2014 al 2018. Presente il sindaco della città pitagorica insieme ai commissari dei comuni interessati. Vediamo. Si è tenuta una riunione in prefettura presieduta dal viceprefetto vicario Sergio Mazzia riguardante la mancata erogazione delle royalties alle marinerie crotonesi dall'anno 2014 al 2018. Oltre alle rappresentanze delle associazioni del comparto e di Federpesca che aveva richiesto la convocazione dell'incontro, sono intervenuti il sindaco di Crotone, i commissari straordinari dei comuni di Ciro Marina, Crocoli ed Isola Capo Rizzuto, i rappresentanti della regione Calabria e quelle di alcune marinerie. In particolare, come evidenziato dal vicario della prefettura, la riunione è stata convocata pure in assenza di competenze specifiche dell'UTG, al fine di riprendere il percorso delle parti interessate e finalizzato all'erogazione delle predette royalties. I rappresentanti del comparto pesca hanno ribadito quelle che sono le loro problematiche e le condizioni di disagio vissute, con riferimento agli impianti di estrazione che insistono all'interno dell'area riservata alla pesca. Restiamo a Crotone, dove è stato eletto il presidente di Confindustria, Mario Spano, che intende procedere in continuità con i progetti in itinere con l'aggiunta di molteplici nuovi. Lei è il nuovo presidente di Confindustria. Questo passaggio di testimone avviene dopo un momento in cui Confindustria ha fatto tante belle cose per questo territorio. È vero, infatti Confindustria vuole dare un senso di continuità al lavoro svolto dal presidente Michele Lucent, cercando di migliorare gli aspetti positivi e cercando di eliminare le criticità. Cosa si propone come presidente? I lavori da fare sono tanti, soprattutto vorremmo fare una scuola d'impresa per le nostre aziende, cercando di migliorare quello che è la formazione, quello che è l'aggregazione, quello che è il senso dell'ascolto e soprattutto l'innovazione. Ecco, innovazione, parliamo di economia, questo territorio ha bisogno di una marcia in più? Non solo una marcia, ma di tante marce, che noi dobbiamo, ognuno di noi deve fare la propria parte. Siamo in un momento particolare dove l'economia è molto fragile, ognuno di noi ha delle responsabilità e nessuno si può sottrarre e ognuno deve fare la propria parte per creare un laboratorio di idee, un laboratorio di lavoro, che dobbiamo creare delle strutture che possono accogliere i nostri giovani. E ancora nella città pitagorica si è tenuto un incontro dove si è discusso dell'ictus cerebrale, di come prevenirlo ed individuare subito i primi sintomi. Dottore Bosco, questa giornata di oggi e questa conferenza è dedicata all'ictus? Sì, è dedicata all'ictus, è dedicata alla sensibilizzazione, ad una campagna di sensibilizzazione itinerante, per cui sono previste 10 tappe in 10 comuni crotonesi per sensibilizzare i pazienti su quelli che possono essere i sintomi d'allarme che ci devono portare ad accedere rapidamente al pronto soccorso di un ospedale, soprattutto di quegli ospedali dotati di uno stroke unit. Si parla anche di prevenzione? Di prevenzione ma soprattutto di sensibilizzazione legato al fatto che nel corso degli anni i cardiologi sono stati più bravi di noi a sensibilizzare i pazienti verso l'infarto, un po' meno lo siamo stati noi per l'ictus. Chi ha un dolore al torace o al braccio sinistro corre subito all'attenzione del medico, questo non vale sempre per l'ictus. E cambiamo argomento, a Villa San Giovanni si è svolto il primo festival olistico Morgana, un evento di rilevante importanza con intensi viaggi sensoriali e di pensiero che ha fatto scoprire e apprendere tutti i benefici per il corpo e la mente. Anche nella popolazione italiana si è consolidata la pratica di rivolgersi alle scelte terapeutiche proposte dalle medicine complementari.
Autorevoli stime ufficiali riferiscono che ogni anno in Italia oltre 10 milioni di cittadini ne fanno ricorso. Inoltre sono già oltre 20.000 i medici italiani prescrittori di medicinali omeopatici e antroposofici. Di queste nuove opportunità si è parlato all'interno della prima edizione del Festival Olistico Morgana tenutosi a Villa San Giovanni, organizzato dall'Associazione Culturale Maradan e presieduto dalla riflessologa facciale Marcella Ritto. L'obiettivo di questo festival, tra l'altro, è anche quello di creare una rete, un punto di riferimento sia per gli operatori nel campo olistico che per le stesse persone che sono interessate alla materia. Questo è lo scopo principale del festival. Un evento di rilevante importanza, con intensi viaggi sensoriali di pensiero, che ha fatto scoprire e apprendere tutti i benefici per il corpo e la mente offerti da questa particolare disciplina, da considerare soprattutto come una vera filosofia di vita. E passiamo allo sport. Sabato sera al Granillo è in programma l'atteso derby fra Regina e Catanzaro, una sfida di vertice fra due squadre che lotteranno per la promozione in Serie B. Questa è una partita che si prepara da sola. Noi come sempre mettiamo il massimo dell'impegno e sappiamo che non sarà facile, però sappiamo anche di essere una buona squadra e andremo lì per giocarcela come sempre. Come anche l'anno scorso abbiamo sofferto un po' all'inizio, però ci sta, ci sono tanti compagni nuovi e quindi un po' all'inizio paghiamo la mancanza di conoscenza tra di noi, quindi adesso piano piano supereremo anche questo. Penso che abbiamo fatto una gran vittoria contro il Francavilla, perché è una squadra costruita per fare bene. E prendiamo quello che di positivo abbiamo fatto e aspettiamo domenica. E i derby sappiamo benissimo che sono partite a parte. Quindi anche l'anno scorso loro stavano vivendo un momento di entusiasmo e non era per nulla facile, come non lo sarà quest'anno. Penso che sarà una partita durissima, loro sono una squadra forte, costruita per lottare per la vittoria del campionato. Abbiamo grande rispetto e andremo lì per giocarcela. Sappiamo benissimo l'importanza di questa partita e del derby. Poi Reggio è una gran piazza, quindi la risposta del pubblico sicuro ci sarà. Io spero soltanto di portare a casa punti, di fare bene e di andare lì per vincere. Poi la partita sappiamo tutti benissimo che sarà una partita difficile, ma nessuna partita in questo girone è facile. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com. Grazie e a più tardi. Thank you.